Ok, signori, direi che ci avviamo all'ultimo capitolo. Il capitolo 15 dovrebbe essere l'ultimo capitolo di The Evil Within, il male dentro in questo ultimo capitolo. Succederà di tutto, tutto, ragazzi, tutto. Ecco, a partire già che c'è Kidman qui che mi rompe il cazzo. Questo è un laboratorio, però. Deve aver già capito che io sono collegato. Vediamo che cazzo succede. Spero vivamente di non essere collegato a quelle vasche. Ok, no, non sono io. Questo sono io. Oh, vacca merda, che cazzo succede? No, ragazzi. Ma quello ero io che sparavo a me. Quindi qualcosa è successo. Non c'è più nessuno. Esatto. Interrogatorio 13 marzo. Investigatore Fi. Sa perché è qui? Detective di Castellanos. Perché voi altri non sapete fare il vostro lavoro. Avviate un'indagine non autorizzata, usando risorse del Dipartimento di Polizia di Crimson City. Inoltre ci sono segnalazioni di minacce, intimidazioni e violenza fisica. Se avete delle prove, mi avreste già sequestrato pistola e distintivo. Ovviamente state abbastanza attento, altrimenti le avremmo. Ma la teniamo d'occhio, non siete i soli. Cosa vorrebbe dire? Continuate a tenermi d'occhio e lo scoprirete presto. Continui a bere così e non ce ne sarà bisogno. Ho del lavoro da fare, abbiamo finito qui per ora. Ma sta camminando sulle uova, Castellanos. Un altro incidente e ha chiuso. Avrò chiuso quando sarà finita. Il detective Castellanos lascia la stanza dell'interrogatorio. Orca puttana, na, Rubik? na, puttana nana. Impazziti tutti. Oh là, Impazziti tutti. Rubik? Impazziti tutti. No, Leslie, infatti. Leslie! Impazziti tutti. Impazziti tutti. Leslie? Impazziti tutti. Dimmi che hai una bella faccia, per favore. Sì, ok. Abbastanza decente, devo dire. Di qua. Oh, te tranquillo, puoi dirmelo anche me. Ti sei pisciato addosso? L'hai fatta lì, per terra? Mamma mia. Ehi, aspetta! Sì! Un attimo. Apriamo Allora, e dove mi stai portando? andiamo. È questo il punto. Che non so se mi sta portando da qualche parte di carino e coccoloso. Eccolo lì, perfetto. Come non detto, non avessi parlato proprio. Permesso? Se puede? Tanto le munizioni sono scordate proprio di darmele. Leslie, sei velocissimo, cammini come uno stronzetto, però guarda un po', Di qua, mi di qua. devasti in Sto per velocità. crollare. Anch'io ho finito la resistenza. Ho Di qua, di qua. capito. Ehi, come fa a capitare? Sebastian! Leslie! No! Vabbè, proprio sto cadendo. Senza. Beh, faccia a terra. Mi ci sono trovate quante? 20 volte in questa situazione? Ormai, Sebastian, potresti sbattere la faccia ovunque. Anche sul letto di chiodi che non ti faresti niente. Quello è un piatto gigantesco. Ok, ci siamo. Manicomio? Joseph. Così che. C'era Leslie? Ah sì, è lì Leslie. Qua ci sono delle munizioni. Un attimo, permesso, scusate. No, niente, niente. Continuano a darmi sta merda che ormai il gioco è finito, porca puttana. Dimmi tutto, Leslie. Oh, sono già arrivato. Madonna, è stato un attimo. Mi sono manco accorto. Vabbè, vaffanculo, non ci sono munizioni, ragazzi. Qua devo far tutto da solo, ho capito io. E qui praticamente si ritorna, direi, esatto. Dove è iniziato il gioco. Qui dovrebbe esserci la scena. Dove Ruvik praticamente. Ah, è qua, scusate, non avevo visto questa porta. Qui si vedeva la scena dove Ruvik praticamente uccideva tutti
tutti, se non sbaglio. Non so... Non c'ero passato la scorsa volta, se non sbaglio, da qua. Perché è finita la scena, mi aveva trasportato... Che sborata. Orca puttana, ma... Anche se non mi dicevi tutto. Migliaia di sensazioni mentre sondavano il mio cervello, esaminavano il mio lavoro. Intensità eterna. Dolore. Piacere. Rabbia, no, come? Estasi. Il tutto. Anche qua, sì, mi ricordo vagamente qualcosa. Ok, apriamo sta portaccia schifida. Mamma mia, ragazzi. Brutto posto. Come se gli altri per ora fossero stati belli. Leslie. Non voglio entrare. No! Porca troia. Leslie. Ma io sto Leslie qui, lo salvo, ce la faccio a salvarlo. Ok, andiamo in quest'altra porta. Ok, è quella giusta sicuramente. Cos'è? È un ascensore? Sì, perfetto. Entriamo nell'ascensore. Sali, perfetto. Oh, perfetto, saliva da sola alla grande. Mi sono caccato addosso. Vai, dentro. Fuori. Ma porca. Chi è? Ho un filmatino. Oh. Bravo, prendi un po' d'acqua. Ti fa bene, rinfresca, pulisci di Cristo, che è tutto sozzo. Te mi stai trascinando nella merda. Io veramente non sto capendo. Non mi è, no, il quadro non mi è assolutamente completo. Devo arrivare lassù. E direi che possiamo proseguire. Ah, è questa se non sbaglio. La scena che abbiamo visto dalle telecamere. Quella dove arriva Rubik. Porca troia. Dimmi. Ma cosa? Oh. Ho capito. Dimmi. Ma chi è questo? Cosa? Se vuoi vivere, evita l'occhio di Rubik. Attento all'occhio. Che cosa vuol dire? Lo vedrai. Ah, grazie. Evita l'occhio, morto. Vacca puttana, sono tornato qua. E questo? Chi è? Riposa in pace. Sì, ma io ti brucio, ragazzo mio, mi dispiace. Proseguiamo. Mi ha detto di evitare l'occhio di Rubik. E qua c'è una... Cosa? Un flashback. Esatto, perfetto. Questo è quello che abbiamo visto all'inizio, ragazzi. Osteria. Il fuoco. Da queste cose si capisce molto, mi sa. Oh minchia, Rubik, che merda. Se vi ricordate, Ruben, quello nel fienile. Eccolo lì l'occhio.
Che cazzo è sta merda, ragazzi? Che cazzo è sta merda? Oh, vacca madossas. Qualcuno mi spiega che cazzo succede? Ah, ok, beh. Mi vengono proprio a prendere così. Gran classe proprio. Scusa, però anche te. Porca troia. Questo da bruciare. Perfetto. Ho usato un proiettile del fucile da cecchino. Oh. Usa il proiettile. Perfetto. Ecco, una cosa che io non ho capito bene è sta cosa del fratello di Ruvik qua. Che cazzo è? Oh, panzone del cazzo. Tempo buono, a modo. Comportati bene. Anche te, stronzo. Ottimo, bella strage qui. Oh mamma mia, quello col fucile, col bazooka non mi piace. Oh. Sevi quando vuoi, eh. Ciao ragazzi. Porca troia. Ma porca troia, ma è sempre quello, ragazzi. Non posso crederci. C'è anche sto coglione qui, che cazzo vuole, vorrei sapere, oh. Porca troia, non è già una situazione abbastanza difficile? Posso crederci, veramente? Occhio che adesso viene giù con la motosega, sto bastardo. Ok, quel coglione con la motosega è morto. Ma saremo qui, si è aperta sta porta. Qua mi stanno dicendo di fare attenzione all'occhio di Ruvik, ma ci sono solo quelli. Ho un bel checkpoint, per fortuna. Madonna Sebastian, tira giù sta leva, va. Ok, cosa c'è qui? No, raga. Porca troia, l'ho vista adesso. Due? Oh. Ma che cazzo fai, Sebastian? Ma spara! Porca troia, non va mica giù questi, raga. Ah, l'unica è questa. Vai che li prendo tutti e due. Ok, uno è andato, raga. È andato anche lui? Sì, cazzo! Sì, cazzo, signori! Andiamo, porca puttana! È andato anche lui! Non ho più munizioni! Non ho più munizioni, non c'ho più niente, ragazzi! Ma è andato anche lui! Porca troia, due tosti, porca fiscia! Ok, possiamo entrare in questa porta. Oh, santo cielo, ragazzi. Eccolo qua, Ruvik!
Cosa intendi? L'occhio di Ruvik. Ci sono queste luci del cazzo. Che fanno una stradina. Se mi becca mi fa tornare indietro. Ok, ragazzi, questa è l'ultima trappola. Io spero. Cioè, spero. Che era questo il da farsi. Quello di toglierlo. Forse no. Forse mi sto facilitando la vita solo per dopo. Non lo so. Beh, sta di fatto che io potevo tranquillamente fare anche così. Però le ho tolte tutte. Sono stato bravissimo. Guardate che bella visuale che ho. Pulita. Perfetto. Ti scappa, Sebastian. L'abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto, Sebi. Occhio a non andare qui in sta merda. In sta. Sta miscela del cazzo. No, ci rimaniamo. Ottimo. Bravo. Bravo, Sebi. Siamo di nuovo qua. Madonna, che due coglioni, non ci posso credere. Se uscirò vivo da qui, non prenderò mai più l'ascensore. Voglia, cioè, hai detto che non farai più un bagno, non prenderai più un ascensore. Praticamente non devi neanche più toccarti le palle, cioè. Kidman! Sebastian, allontanati da lui. Sebastian, ascoltami. Fermati. Noi due vogliamo la stessa cosa. Senti, lo so. Tu non sei un detective inesperto e lui non è un normale ragazzino. Hai ucciso Joseph e mi hai sparato. Mi sembra di avere motivi sufficienti per non fidarmi. Sei un bravo uomo. Per questo io. Cosa importa ormai? Ma se tu sai chi è, se conosci la verità, sai anche che non possiamo permettere che viva. Stronzate, Rovik. È lui che. Arriva Rovik? Eh sì. Però a lei non gli dà fastidio questa cosa, solo a Sebastian. Lei è tipo immune. Eccolo, Ruvik. Finito, è andato. Cosa sta? Ma tipo mancava il suo cervello? All'unione? No. Qua finiamo giù. Eccolo lì. Schienata. Oh. Non so, che è un po' la James Bond qui, ragazzi. Quindi io sono ufficialmente collegato. E Ruvik probabilmente. Vacca puttana, cosa succede qua? E Ruvik probabilmente mi controlla il cervello. Questo è tutta un'immaginazione. Io sto cercando di liberarmi. Ma io dovevo fare qualcosa? Nel caso non ho fatto niente. Che schifo. Cioè, questo posto. Cioè, questo posto cos'è, ragazzi? Sono tutti i cervelli collegati? Maestro. Permesso avanti. Cos'è? Che roba è? Devo sconfiggere questo? Ruvik! Oi! Si è messo bene, eh?
Porca puttana, mi ha sassato via, ragazzi. Sì, ma quanto è grosso questa persona. Scappa, Sebi, scappa. Oh, però. E io dove sarei dovuto andare, scusatemi? Potevo permettermi di nascondermi? Boh, vabbè. Oh, vai Seb. Scappa, cazzo. Ah. Oddio, quanto sei brutto, ragazzi. Cioè, l'apparecchio addirittura, un animale con l'apparecchio. Oddio. Madonna, però. Madonna, guardate quanto cazzo è gigante. Come faccio a uccidere questa persona io? Cosa succede? Uncharted. La mitraglia. Madonna, ragazzi, ho svorato. E pa 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 pa. Sì, figlio di troia. Mi sta facendo il medio? Muori. Muori, merda. Schifida. Oh no, no, no. Mi piaceva molto la mitraglia. Un altro giro? Altro giro, altra corsa? No. Doveva succedere? Dove miro? Ho mirato lui. Oh, è sofferente, molto sofferente, ragazzi. Oddio, ma eccolo lì. Io non posso essere ancora vivo, però dopo... Cioè, mi ha infilzato praticamente. Però soffre anche lui con le sue palle giganti. Che schifo. Vai Sebi, ci siamo. Siamo verso la fine. L'ho preso però, eh. Eh sì, dovevo andare così. Esploso. Gli esploso, sono esplose le palle? Ok. È andato. Quindi Ruvik dovrebbe essere... Ok, perfetto. Sì, noi ci siamo scollegati sconfiggendolo. Ce l'hai fatta, Seb? Questo macchinario era bello tosto. Io un po' mi sa che sono lì dentro anche, che non so più neanche camminare. Devo uscire da solo? Oh, prima devo distruggere questo. Io ho creato questo mondo. Tu non puoi tenermi qui. Ruvik. Dai Seb, ci sei quasi. Ok. È andato. Segni vitali, signore. Beh, lei è Kidman, veramente. Lasciatelo. Anche quei due non se ne andranno. Nessuno può. Ma come? Altro filmato. Oh Cristo, ma... Ok, ci sono io. Quello là è Joseph, se non sbaglio. No? Sì. Siamo tutti attaccati. Il professore. Qua c'è la donna delle pulizie. No. Leslie. Ci doveva essere Leslie lì. Ma ci siamo veramente liberati di tutto questo. Dall'atmosfera e dalla musica non mi sembra. Porca troia.
Via, via, via! Detective. Qui sono arrivato in tempo, si eh. Si sente bene? C'è qualcun altro? No. Mi serve soltanto un po' d'aria fresca. Sì. Ci serve a tutti, Sebastian. Leslie. Non ci credo. No, 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 raga, non ci credo, c'è ancora. Il problema non è risolto. Oh santo cielo. Sono un po' in confusione, devo riordinare un attimo le idee, ragazzi. Comunque se avete qualche cosa da dire sotto nei commenti, scrivetemelo, ovviamente, tutto quello che avete da dire. Abbiamo finito The Devil Within. Abbiamo finito anche The Devil Within. Una serie molto tribolata, come ben sapete, ma comunque non voglio ritornare su questo, ma sul fatto che abbiamo finito un'altra serie qui sul canale, signori. Allora, come detto, devo mettere un attimo un po' in ordine le idee, pensare un attimo a tutto quello che è successo. Comunque, come ho già detto, se avete qualche consiglio, qualche spiegazione, mettetela sotto nei commenti. In ogni caso, ragazzi, vi ringrazio veramente tanto per chi per tutto quello che avete fatto per me, per chi ha seguito la serie fino alla fine, anche dopo tutto quello che è successo. In ogni caso, vi ringrazio sempre per il sostegno, ma vi invito a continuare a seguirmi per chi mi conosce solo da questa serie, perché arriveranno veramente tante altre serie horror o comunque in generale sui videogiochi che usciranno. Titolo che mi è piaciuto? Devo dire di sì, assolutamente, una bellissima atmosfera che mi ha anche spaventato spesso. L'unica cosa è che secondo me verso la fine è stata tirata troppo per le lunghe, qualche parte poteva essere tranquillamente evitata. Comunque in ogni caso, ragazzi, io vi invito a lasciare un bel mi piace, a sostenermi. Un saluto da Menzo, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima serie, e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.